Beh, le sconfitte lasciano un po' sempre qualche segno, no? Poi se sono meritate, meno meritate, più meritate, però ha lasciato un segno, nel senso che noi sappiamo che abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo sbagliato negli atteggiamenti e nei comportamenti che poi ti condizionano il risultato, no? Però la prestazione c'era stata, dobbiamo ripartire dalla prestazione e non dagli atteggiamenti. E devo dire la verità che questa settimana ci siamo allenati bene, come sempre, e siamo pronti per blindare, no, per blindare, per ottenere il terzo posto, che era l'obiettivo che si eravamo prefissi al mio rientro, era l'obiettivo che ci avevamo e domani dobbiamo raggiungerlo. Ci sono molti diffidati, ha già deciso se rischiarli tutti, se rischiarne solo qualcuno o se fare dei calcoli anche in previsione dei playoff. No, nessun calcolo. Nel calcio, quando si fa il calcolo, è la cosa più brutta. Andando in campo quelli che ritengo più idonei, anche non stravolgendo tanto della squadra di domenica, più idonei non conta adesso essere diffidati, poi rimarranno solo delle partite secche, perciò poi chi ci sarà farà sicuramente al meglio. Non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare soltanto alla gara di domani, che ci può permettere, come ti ripeto, di arrivare terzi e di giocare la semifinale in casa. Poi quell'altra saranno partite uniche, io già le ho vinte con l'Alba Longa battendo il Trastevere e Latina. Sono partite tutte da gustarsi, tutto da viverle, perciò domani noi abbiamo l'obbligo di finire bene il campionato, di finire la posizione che non ci aspettavamo forse all'inizio, sicuramente, ma che dopo il mio rientro era l'obiettivo che ci eravamo fissati e perciò domani dobbiamo centrare tutti i costi. La Flaminia è già salva, è tranquilla. Che avversario e che partita si aspetta domani, mister? Beh, ma ci sono arrivate già delle notizie, noi abbiamo allenato parecchi ragazzi là, c'è tutto lo staff che conosce bene, so che Nofri ci tiene tanto alla partita, come giusto che sia, vengono qua per fare una bella gara, so che ha motivato la squadra dicendo che l'Arezzo è l'unica, una delle tre squadre in Italia che non ha mai perso in casa e vogliono fare il colpaccio, è giusto che sia così perché il calcio deve essere libero dai ipocrisie e libero da tante cose. Poi nel campo durante i 95 minuti, insomma, i giocatori sanno quello che devono fare. Domenica Calderini ha sbagliato dopo 10 rigori consecutivi segnati in stagione dalla squadra. Ha detto Cutolo: il prossimo lo tiro io. Che alla fine sono loro due che se la decidono in Sì, campo, mister. ma a parte l'errore di domenica, poi l'altra volta all'ultimo minuto a Castagnaio aveva fatto gol, perciò dopo 10 rigori c'è anche l'errore, no? Non lo sbaglia chi non lo tira, il calcio di rigore, perciò quello non conta. I rigoristi nostri sono Cutolo e Calderini, poi quando c'è in campo, secondo me è bello che i giocatori si prendano la responsabilità e sono tutti e due ottimi giocatori. Nello, vabbè, porti particolare, oggi è il compleanno suo e colgo l'occasione per fargli gli auguri delle 39 primavera che tocca e posso dire che forse mi sono accorto che ancora può giocare qualche altro anno e perciò sono loro i rigoristi che decidono, non cambia niente se uno segna, se uno sbaglia, può cambiare il risultato ma non cambia il valore dell'uomo e del giocatore che sbaglia.